Sono decenni che si parla di un miglioramento della sanità del nord delle Marche, di un nuovo ospedale, eravamo lì, bastava fare il progetto e a questo punto avremmo messo la prima pietra. Però dobbiamo prendere atto che c'è una nuova giunta regionale, siamo stati in un anno di Covid, però adesso è ora che si decida. E i nuovi indirizzi della giunta regionale sono chiari, hanno abbandonato l'idea della giunta Ceriscioli che io sostenevo e vogliono fare un nuovo ospedale a Pesaro. Ho detto a Quaroli, in verità ribadito per la terza volta, che se vogliono fare un'intesa con il comune di Pesaro e credo anche con il territorio, ci sono tre precondizioni. La prima è che non venga toccata l'azienda Marche Nord, perché noi abbiamo bisogno di ospedali di eccellenza con eccellenze che frenino la mobilità passiva, perché oggi tanti marchigiani pagano i cittadini di Pesaro Urbino che quando non trovano risposte vanno a curarsi in Emilia Romagna o in Lombardia. Il secondo tema è che bisogna fare presto, l'unico punto dove fare l'ospedale è Muraglia, non solo perché era stato indicato dai sindaci della provincia di Pesaro Urbino, ma anche perché si può partire domani mattina. Altre idee come quelle di case bruciate sono del tutto strampalate, anche perché servirebbe una variante urbanistica che occorrono almeno 2 anni, è un'area che ha problemi idrogeologici, posti fra l'altro dalla regione, ed è un'area completamente verde agricola, quindi andremo a trasformare e costruire in un'area verde, mentre invece Muraglia si trasforma la parte esistente già costruita dell'ospedale lungo via Lombroso e di altre strutture già esistenti. Quindi la seconda precondizione è fare subito a Muraglia, possono partire domani mattina. La terza precondizione è fare un progetto che sia almeno modulabile, perché il progetto della giunta precedente prevedeva 600 posti letto. La nuova giunta regionale prevede 400 posti letto, se lo vogliono fare da 400 posti letto almeno abbiano un progetto che in futuro possa essere ampliabile, se questo servirà. E al tempo stesso ho chiesto che ci siano delle risorse anche per la riqualificazione di Santa Croce, perché a quel punto l'azienda ospedaliera rimarrebbe tra Pesaro, cioè Muraglia, a quel punto il Santa Croce non è quello che volevamo, ma almeno è un passo avanti di semplificazione che si potrebbe fare. Adesso la palla alla regione, il presidente Quaroli sa che su queste tre precondizioni si può trovare un'intesa. Se non ci sono queste tre precondizioni, ognuno si prende la propria responsabilità. Io da parte mia incontrerò i sindaci, a iniziare da quelli dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, poi i sindaci della provincia, convocherò per settembre l'area vasta provinciale, così come più volte anche il sindaco di Urbino mi ha giustamente sollecitato di fare. E quindi insomma, settembre sarà un mese determinante per vedere se si fa sul serio e se pur partendo da posizioni molto diverse si vuole arrivare ad un'intesa nell'interesse dei cittadini oppure si vuole continuare una lunga campagna elettorale che secondo me ha stufato tutti. Quindi queste sono le cose che ho detto al presidente Quaroli, con lui c'è un rapporto istituzionale corretto e spero che si possano fare delle cose positive per i cittadini pur avendo idee molto diverse, ma magari quando si governa poi si riesce a trovare anche un punto di mediazione che può essere complessivamente un passo avanti per il territorio, altrimenti ognuno si prende le sue responsabilità. Io di certo mi batterò per una sanità del nord delle Marche forte, più forte di quella che c'è oggi, perché abbiamo ancora tante fragilità e in grado di ridurre la mobilità passiva del nostro territorio, perché tantissimi sono costretti, non trovando risposte, ad andare a curarsi in Emilia Romagna e Lombardia.